Finisce in parità lo scontro salvezza tra Alma, Juventus Fano e Montegiorgio. Le due squadre dividono la posta al termine di una partita tutt'altro che spettacolare, dove ha prevalso la paura di perdere di entrambe. La classifica rimane quindi invariata con gli stessi problemi ed una zona play-out davvero difficile da scrollarsi di dosso. Cronaca scarna, Mister Mengo vara il 4-3-3 con Missina e Montanaro sulle corsie esterne, mentre Bertolo e Perini formano la coppia centrale a difesa di Forconesi. In cabina di regia c'è Capitano Miccioli con Ruci e Santoro ai suoi lati. In avanti spazio al tridente, formato da Regan, Perpepai e Marchionni. Tra i granata, Broso affianca Tortori in prima linea. Dopo l'iniziale pressing del Fano, i rossoblù vengono fuori, prima con il colpo di testa di Marchionni al 16°. Poi con il momentaneo vantaggio. Regan centra la traversa su calcio di punizione. La palla cade sulla testa di un giocatore granata, esattamente Carcalis, e finisce in rete, una sorta di beffa, il 18°. Poco dopo, con il Fano forse stordito dallo svantaggio, il Montegiorgio sfiora il raddoppio al 24°, dopo una palla inizialmente sfuggita ad Olivieri. Al 46° invece arriva il pareggio dei padroni di casa con Del Rosso dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa grandi occasioni per Missina e Santoro, mentre il Fano centra una traversa con Serges nel finale. Risultato giusto con i rossoblù che portano a casa un punto pesante. Ora testa il prossimo impegno esterno con il Castelfidardo, un derby anche per l'Alma che renderà visita alla rivelazione Tolentino. I due mister negli spogliatoi. Abbiamo concesso poco e nulla e abbiamo costruito tantissimo. E purtroppo non abbiamo vinto e so benissimo che le valutazioni vengono fatte sui risultati, però insomma vedere questa squadra, ma non solo oggi, io lo dico oggi che non è un momento felice, ma io sono orgoglioso di questi ragazzi, di come scendono in campo, di come si allenano, di quello che portano tutte le domeniche sul campo. Questa è la via migliore. Bisogna essere in questo momento ancora più tosti, ancora più decisi nelle proprie convinzioni. Questa è una squadra che sta crescendo partita dopo partita. Oggi io sfido a dirmi che la partita non è stata una partita positiva da parte del Fano. Poi se tutto si conclude nella valutazione, come giusto che sia, da un certo punto di vista, della vittoria e della sconfitta, è chiaro che non siamo contenti, però oggi c'è da dire bravi ai ragazzi che non hanno mollato di un centimetro dal primo all'ultimo secondo, che hanno recuperato ancora una partita nonostante un gol beffardo, perché quello non è un gol dove si può incolpare qualcuno, dove si è fatto male qualcosa, quello è un gol beffardo che è venuto figlio del caso, traversa e deviazione. E invece noi siamo arrivati tante volte, ma tante, dentro l'area avversaria, abbiamo avuto occasioni, abbiamo colto una traversa, non ci è stato dato un rigore su Broso. Andate a controllare la caviglia di Broso come sta. Sì, sicuramente noi stiamo pensando a fare una salvezza diretta, anche se oggi, ripeto, abbiamo fatto una buona prestazione, sapendo che dobbiamo soffrire contro il Fano. E mi è piaciuto l'atteggiamento, anche perché era più di 3 settimane che non facciamo una partita. In queste 3 settimane non sempre siamo riusciti a allenarci bene, perché tra qualche infortunato, il Covid e via dicendo. Volevo una risposta soprattutto di carattere. Sinceramente ho avuto una buona risposta dalla squadra sotto il profilo del carattere. Secondo me possiamo fare molto meglio, soprattutto con la palla sui piedi, però ripeto, era importante oggi soprattutto non perdere, perché comunque dopo 3 settimane di sosta, un'altra sconfitta, poi mercoledì non giochiamo causa Covid della squadra avversaria, dovremo andare a giocare a Castelfidardo, che è la terza trasferta di fila che facciamo. Era importante secondo me portare a casa punti anche per il morale. Un po' di rammarico c'è, perché sapevamo che qui a Fano tutti soffrono, è giusto che abbiamo sofferto pure noi, abbiamo avuto alla fine qualche pallone
che potevamo sfruttare meglio, però ripeto, bisogna migliorarsi sapendo che abbiamo fatto, secondo me, un buon punto, anche se vediamo la classifica, comunque siamo risucchiati sempre nei playout, però noi dobbiamo fare il nostro percorso perché, ripeto, mercoledì non giochiamo un'altra volta e secondo me la classifica si allungherà di più, dobbiamo pensare al nostro percorso, alla nostra strada e poi tireremo le somme alla fine.